Siamo qua. Che fanno in altre piazze italiane perché rappresenta tutti quanti, quindi però non parliamo di musica, parliamo di lavoro. Sulla direttiva Bolkestein sapete la battaglia che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, perché bisogna fare i cani da guardia sia in Italia che in Europa. Questi pensano di combattere l'evasione fiscale rompendo le palle alla gente con le lotterie sugli scontrini. E mi sembra che probabilmente può essere sostenuto dai grandi, come al solito, per cui più burocrazia, cambiare il registratore di cassa, prendere altri commercialisti, non è un problema. Per uno che lavora da solo o con la moglie o con il figlio, ci manca giusto di inventarsi la nuova lotteria. Se a questo aggiungiamo i 3 miliardi di euro che pensano di regalare a chi fa la spesa pagando col bancomat o la carta di credito, siamo veramente alla follia. Io penso che a voi come agli altri interessi che la gente paghi. Se siamo tutti insieme ce la facciamo, non è... però stavo dicendo che il problema
problema, e questo lo affronteremo nei prossimi giorni, non è solo economico ma è culturale, perché quando tu entri nel conto corrente o nel negozio o nella bancarella delle persone permettendoti di dire è più onesto quello che paga col bancomat rispetto a quello che paga in contanti, tu fai una forma di discriminazione che ci riporta in Cina o in Unione Sovietica. A meno che qualcuno non abbia promesso di fare il regalo ai soliti noti, costringendo tutti ad andare in giro col bancomat e la carta di credito. Quindi, però, su questo, anche grazie a voi, e io ringrazio l'ANE, ringrazio tutte le associazioni di ambulanti e di commercianti, anche grazie a voi abbiamo raccolto diversi emendamenti che abbiamo presentato in manovra economica. Noi abbiamo tanti difetti, però abbiamo la testa dura, e quindi vi do il mio impegno che li teniamo dentro giorno e notte, se serve Natale e Capodanno, pur di portare un po' di semplificazione e un po' di taglio fiscale. A chi si alza alle 4 della mattina e non ha reddito di cittadinanza e anche se ha 40 di febbre va a lavorare perché nessuno gli ripaga la giornata. Un esempio, poi non la faccio lunga perché la vostra giornata non è la mia giornata, un esempio è il fatto che abbiano bloccato la tassa unica al 15% per commercianti, partite IVA, artigiani che fatturano fino a 100.000 euro e l'abbiano complicata per chi fattura fino a 65.000 euro, perché c'è qualcuno che culturalmente evidentemente è nemico di chi lavora in proprio, dell'impresa privata, perché vorrebbero controllare tutto e tutti. Quindi io vi invito a tenere duro, io conto su di voi, voi contate su di me, ce la metto tutta. Grazie, buona fortuna e ovviamente mi portate fortuna, perché si amano. No, voglio ringraziarvi. Voglio ringraziarvi perché mi portate fortuna, perché io di solito mi alzo e la notizia è che c'è un tribunale che mi indaga. Stamattina mi sono alzato e ho letto che un tribunale una volta tanto mi ha assolto perché da ministro potevo bloccare gli sbarchi di immigrati irregolari. Di sicurezza, ma è una questione di tutela dei diritti dei lavoratori che pagano le tasse, hanno i documenti in regola, perché molti di voi, oltre che combattere con la burocrazia e con le tasse dello Stato, combattono anche con la concorrenza sleale di quelli che non pagano una lira di tasse e che la lotteria degli scontrini non l'hanno mai vista nella loro vita. Quindi in bocca al lupo, buona fortuna e buona vita, noi ci siamo, contate su di noi. Facendo il video di tutte le associazioni e di tutti gli ambulanti che sono venuti a manifestare da tutta Italia, Diana e di tutte le altre associazioni. Matteo, vogliamo ci sono molti ambulanti anche di Roma che la sindaca li sta cacciando con le delocalizzazioni, e anche le votazioni ci tenevano. Gli puoi dire qualcosa, che domani ci sarà appunto un evento dove magari ti batterai anche per loro?
Ma guardate, stiamo vivendo un momento surreale. Stamattina i giornalisti mi dicevano che Conte ha detto che rivedono la tassa sulla plastica e la tassa sulle auto aziendali. Però qua ti alzi la mattina con una tassa che va e una tassa che viene, perché ti tolgono da una parte e ti... ci siamo capiti. Ieri pensate che ero a Civitavecchia, perché quel genio della Raggi dalla sera alla mattina, non sapendo risolvere il problema dei rifiuti, ha detto mandiamo 1.000 tonnellate al giorno a Civitavecchia. Ovviamente ci sono quelli di Civitavecchia molto, molto contenti, però io Roma messa così male non l'ho mai vista da che sono bambino, quindi vi do la mia parola che facciamo e faremo di tutto per mandare a casa un sindaco che sta facendo più disastri della peste. E quindi, e poi però bisognerà ricostruire. Sì, anche, diciamo che anche Zingaretti non sta brillando, però una roba alla volta. Quindi spero, e lo dico ai colleghi giornalisti che sono qua con tante telecamere, ho accettato volentieri di esserci perché probabilmente altrimenti non vi avrebbe seguito nessuno, spero che nei telegiornali di oggi ci sia spazio per il commercio ambulante che è ossigeno per questo paese. E spero che vi facciano vedere e che vi diano voce. Buona fortuna. Grazie Matteo Salvini, ringraziamo anche i senatori William De Vecchis e Cassese, stanno arrivando anche altri senatori. Cassa unica del mondo, vai! Della Lega, la ringraziamo. Non ci sa guarigione qua, uccidere. Non ci sa guarigione. È grande Salvini! Grazie di nuovo Salvini, grazie. Grazie a tutto, per tutto quello che fa. Yeah.
protestano per le tasse? Protestano gli ambulanti, hanno protestato benzinai, poliziotti, pompieri, pensionati, artigiani, partite IVA. Il governo cambia ogni giorno, cambia sulla tassa sulla plastica, sulle auto aziendali, però in un momento di crisi del territorio noi chiederemo fortemente che invece di regalare 3 miliardi alle banche e a coloro che pagano col bancomat, questi 3 miliardi vengano usati per mettere in sicurezza il territorio, ponti, strade, gallerie e scuole. La lotteria degli scontrini e le manette sono le ultime cose per combattere l'evasione, veramente sono la soluzione meno utile. Senatore, le crisi aziendali che insomma Conte dice che non c'è una soluzione allo Stato, e poi anche le discussioni sulla riforma della giustizia e la prescrizione, come vede la tenuta della maggioranza? Litigano tutti i giorni, quando un Presidente del Consiglio dice non so cosa fare su Alitalia, non so cosa fare su Ilva, vuol dire che siamo messi male. Noi saremo in tutte le regioni italiane sabato 14 dicembre con la nostra proposta di rilancio del Paese. Questi prima vanno a casa meglio è. Senta, è uscita la motivazione della sentenza della Lancurdi, che praticamente le dà ragione. Una volta ogni tanto capita anche questo e sono contento che un tribunale riconosca che una ONG tedesca se li porta in Germania e una ONG francese se li porta in Francia e una ONG norvegese se li porta in Norvegia. Per intanto stiamo chiudendo il terzo mese del governo di sinistra e chiuderà per il terzo mese consecutivo con un numero maggiore di sbarchi rispetto all'anno scorso, quindi non solo sull'economia ma anche sulla sicurezza e sull'immigrazione è un governo o di incapaci o di complici, non so se sia peggio, e penso al MES, l'idea di avere al governo complici o incapaci. Beh, un voto parlamentare è richiesto, eh? Quindi se io sto alle dichiarazioni passate sia dei 5 Stelle che del PD, 5 Stelle erano per l'azzeramento totale. Ma il Parlamento dovrà approvare la ratifica del nuovo MES, che è il fondo ammazza stati, e io vorrei vedere negli occhi i parlamentari dei 5 Stelle che firmeranno questa cambiale in bianco a un istituto privato senza responsabilità penale che gestirà il risparmio degli italiani. Mi rifiuto di pensare che possano fare questo. Noi abbiamo sempre detto di non proseguire su quella strada e sono pronto a un confronto, l'ho detto, col Presidente Conte anche domani. Mi piacerebbe avere un confronto pubblico davanti agli italiani col Presidente Conte su questo. Sulle regionali avete trovato l'accordo col centrodestra, che ci può dire su Campania? Lo troveremo appena il Presidente Berlusconi ovviamente si sarà rimesso, non vado a disturbare chi si sta rimettendo. Cosa pensa delle indagini sulla fondazione di Matteo Renzi? Non giudico, non ho elementi per giudicare, quindi non fatemi commentare cose che non conosco, non posso né condannare né assolvere, non è il mio lavoro. Un'eventuale commissione d'inchiesta? Volentieri usatore, ha detto subito un puntale interessante. Sì, tanto è il Presidente del Consiglio, quindi se desse una risposta ai lavoratori dell'Ilva e di Alitalia sarebbe anche più interessante per l'Italia e gli italiani, e se ci facessero capire quali tasse aumentano gli imprenditori italiani sarebbero contenti. Poi passi il suo tempo libero come vuole, ma gli paghiamo lo stipendio per risolvere problemi. È una manovra confusa. Non so, uno si alza la mattina e trova una tassa nuova e ne scompare una vecchia, e non penso che gli italiani abbiano mai vissuto un momento così confuso, precario e litigioso. Grazie a voi.